Ciao ragazzi, sono Fani e oggi mi vedete un po' in una situazione un po' diversa perché sto testando la nuova CNC che mi è arrivata. Si chiama TTC 450, l'avete visto dal titolo, e mi è stata inviata per appunto dare un feedback, per provarla, per dirvi qualcosa di più su questa. Io sono un neofita, quindi è la prima volta che vedo una CNC da vicino rispetto a quelle, diciamo, da cui ho studiato a scuola. Quindi sostanzialmente una CNC da hobbista. Dovrebbe essere questa qui un modello entry level, quindi abbastanza facile da usare, senza troppe complicazioni, ma che permette di fare infinite lavorazioni. Vi do due caratteristiche al volo, diciamo che l'ingombro è sui 70 cm x 70, quindi fateci caso quando dovrete andare a posizionarla magari su un tavolo, su qualcosa, di avere bisogno di queste dimensioni qua. Mentre il piano di lavoro è 60 x 50, ma la superficie utile dichiarata è 450 x 450. Perché fare un piano così? Per avere tutto lo spazio possibile per il fissaggio dei morsetti, quindi lo spazio intorno al piano di lavoro utile serve appunto a fissare questi morsetti. Il top, come avete visto, è ricoperto da boccole filettate, quindi è possibile il fissaggio dei pezzi in qualsiasi posizione. E una cosa bella che ho visto per questo programma è che se voi per caso dovete fare delle lavorazioni più grosse del suo piano di lavoro, i programmi di software di CNC hanno un sistema di puzzle o di piastrella, viene chiamato. Praticamente la funzione piastrella serve a fare un disegno, una scritta, una lavorazione così in più passaggi, quindi posizionando il pezzo più volte. Mettiamo ad esempio il caso di dover fare una scritta lunga 1 metro, noi possiamo posizionare il pezzo qui, fare col programma la lavorazione, poi spostarlo più avanti e andare avanti con la lavorazione, fare la scritta su un pezzo unico senza diventare matti. Per questo che dietro è vuoto e anche davanti è vuoto, appunto per poter fare scorrere avanti e indietro il pezzo. Motore da 80 watt con mandrino intercambiabile, adesso monta un codolo 6, ma può montare una svariata quantità di codoli, basterebbe solo svitare qua e cambiarlo, quindi va da sé che si può fare dalla piccola lavorazione precisina di scanalature a roba ben più grossa. Questo è il centro di comando, funghetto per l'emergenza che stacca completamente la corrente oltre a fermare tutto. Sul fianco abbiamo il pulsante dell'accensione, l'alimentazione e la LAN per il collegamento al computer. Questa macchina ha la funzione WiFi, quindi non è prettamente necessario averla collegata a un computer, anche se è consigliabile. Appunto dal centro di comando vediamo le informazioni principali, come ad esempio la connessione WiFi, e le coordinate di lavoro, le coordinate del mandrino, quindi gli diamo lo 0 macchina e lo 0 del pezzo. Tramite il pulsante control noi possiamo andare a muovere fisicamente il mandrino così in tutte le direzioni. Possiamo dargli gli zeri, quindi selezionare magari il punto iniziale del pezzo e dargli lo 0 dove si trova il mandrino. Sul fianco c'è anche la sede per una schedina SD, quindi noi andiamo in Scoop Tour e possiamo caricare una lista di lavori e mandarli direttamente dalla macchina. Qui si ricollega al fatto di non aver bisogno di un computer attaccato. Mentre in Tools vediamo praticamente due schermate, cioè la connessione WiFi e la lingua, che direi che non c'è molta scelta. La macchina gli arriva smontata, loro la danno per preassemblata, ma di preassemblato praticamente c'erano solo questi, il resto va tutto montato. Non è troppo difficile, però è una cosa abbastanza lunga. Io ci ho messo un paio d'ore a montarla. Ho il suo manuale di istruzioni che mi insegna proprio passo passo a montarla e fare i primi passi. Comunque sia, nella scatola trovate anche una chiavetta USB con dentro il software per utilizzarla, un video esplicativo per il montaggio, quindi tutte le immagini per il montaggio e cose varie. Sempre nella USB ci sono due progetti da poter inviare alla macchina per fare appunto i primi test. Uno adesso ce l'ho qui, ve lo faccio vedere dopo, e l'altro ancora non l'ho testato. Perché? Perché questa macchina qui può fare più lavorazioni, quindi può fare CNC, ma si può anche montare un modulo laser, ad esempio. Qui abbiamo sotto la macchina un connettore apposito per collegare il modulo laser. Insieme alla macchina mi arrivano comunque un po' di accessori vari, come i fermi, come le chiavi e un po' di frese piccoline per fare i test. Quello che ho fatto io sostanzialmente è stato assemblare il telaio, la struttura con il suo piano di lavoro. Il blocco con le barre filettate era già preassemblato, ma ho dovuto collegare tutto il cablaggio e i zeri, i fine corsa. Come dicevo, nella chiavetta USB troverete un
un po' di file, quindi c'è il file di installazione del programma, il video di installazione che vi spiega esattamente come fare, il software di utilizzo sia per Mac che per Windows, le varie FAQ e i file di test. Questi sono firmware che servono a far girare la CNC. Qui, come vedete, ci sono appunto i file di esempio. Questo qui è l'uno che spiega appunto quei movimenti e l'incisione di questo sistema. Mentre qui abbiamo un progetto in 3D. Il programma che vi inviano loro insieme alla macchina è questo, che si chiama Candle. Non mi sembra molto intuitivo da usare, infatti ho chiesto un po' su Instagram a chi vi segue, mi hanno consigliato di usare un altro software. Questo software si chiama Easel, o Easel, o Easel, come volete chiamarlo, comunque lo vedete qui in alto, ed è già un pochino più intuitivo, è studiato proprio apposta per chi è alle prime armi con un software CNC, come me ad esempio. Quindi io da qui ho scaricato ad esempio questo progetto qua che è preimpostato, che serve appunto passo passo per imparare a gestire il programma. Io qua posso selezionare il materiale, le dimensioni del materiale, le impostazioni del bit, altre cose, in modo da riuscire a disegnare qualcosa, riuscire a mandare qualcosa qua dentro. Io qua posso scegliere ad esempio di fare una scritta qui. In questo modo, e ho anche un primo schizzo stimato di come potrebbe venire fuori il lavoro finito. Questo programma credo che sia a pagamento. Io adesso ho 30 giorni di prova perché l'ho appena installato. Dopo non vi so dire se tutte queste cose, tutte queste impostazioni saranno ancora disponibili. Comunque sia, si possono usare altri programmi. Io credo che anche con Fusion 360 si può fare la stessa cosa e poi mandarlo alla CNC. Io comunque così faccio un'esportazione, poi comunque torno su Candle e mi apro il mio file, tipo quello che ho appena fatto adesso. Vedete, mi trasmette subito il mio lavoro. Dopodiché io posso da qui comandare la CNC. Quelli che vedete qui sono appunto un po' di prove che ho fatto. Qui questa scritta qua e questa sono la stessa cosa, però vedete sono state fatte con due frese diverse. Io erroneamente ho montato una fresa a codo a candela e non andava bene, infatti ho fatto così. Adesso ho dovuto montare una fresa a raggio e mi ha fatto bene l'incisione. Questo qui è il programma che trovate postato su Candle per fare il primissimo test, mentre questo è l'altro test che si trova su Easel. Questo qui è proprio il risultato con la sua fresa originale che c'è in dotazione, che è l'unica che monta col codolo 6. Adesso la faccio vedere e devo dire che la finitura non è niente male, è andata giù anche abbastanza ed è venuto molto bene. E questa è la fresa più grossa che monta adesso in dotazione, mentre le altre sono tutte piccoline. Però come vi dicevo c'è la possibilità di cambiare il mandrino e il codolo e mettere qualcos'altro. Eventualmente si può cambiare anche il motore. Questo qui è un motore da 80 watt, ma sembra predisposto appunto per essere plug and play, quindi montagli sopra qualsiasi cosa. Allora ragazzi, queste sono un po' di prove che ho fatto sul multistrato. Il multistrato, come sappiamo, è molto fibroso, quindi tende proprio a scheggiare, come si vede. E questi sono i risultati. Qui ho usato una fresa di queste, che era in dotazione ad angolo.
Mentre per fare questi ho usato la fresa che ci ha montato adesso a codolo. Infatti vedete che la differenza qui è proprio che impostazioni sbagliate, è andato già a scavare, mentre qui è venuto già proprio un po' più preciso. Però come vi dicevo ha sfibrato un pochino, ma per il fatto del materiale, però la precisione diciamo che c'è. Come vedete anche sugli altre prove la precisione c'è. Adesso io quello che voglio andare a provare è cambiare materiale, quindi proviamo prima un pezzo di questo che è policarbonato, che ve lo danno in dotazione con la macchina. Andremo a provare a fare qualche incisione su qua e poi proveremo magari con dell'MDF e con del massello. Allora ragazzi, abbiamo fatto un po' di prove, devo dire che questa CNC mi sta dando delle soddisfazioni che non pensavo, essendo io un neofita, è la prima volta che ne uso una, bene o male sono riuscito a farla andare, bisogna studiarla un pochino col discorso software, cosa usare, cosa non usare, ma questo secondo me dovreste magari cercare qualcosa online da qualcun altro. Io comunque ho usato Easel, che mi è stato consigliato come programma di disegno, e poi ho usato il suo software che c'era nella chiavetta di installazione per far girare il programma. Comunque sia, penso che anche con Fusion così si riesca direttamente a mandare il programma, ma questo è un altro discorso. Il discorso invece del proprio vero e proprio della CNC è questo, che comunque il piano di lavoro è molto grande, i supportini per fermare i pezzi sono comodissimi perché sia con un pezzo piccolino che con un pezzo grosso si riescono a mettere in posizione. Ci sono un po' di vibrazioni, bisogna capire se è il piano che va fissato a un tavolo in modo un po' più stabile, perché comunque si sentiva un rumore di vibrazioni che non mi piace molto. Il mandrino fa il suo, però 10.000 giri secondo me sono un po' pochini, sono un po' tirati col numero di giri. È una CNC comunque economica, dobbiamo valutare questo, quindi fa il suo senza sforzarla troppo. Se dobbiamo giudicare il prodotto finito, io ho fatto delle prove varie su vari materiali, questo ad esempio è l'MDF. Vedete che la finitura comunque è molto buona, così come lo è stato sul polipropilene e sul massello. Ho usato sempre lo stesso disegno per fare proprio un test comparativo e devo dire che i risultati sono veramente buoni. Poi qui, come dicevo prima sul multistrato, il problema del multistrato è che è molto fibroso, come strati è fibroso e tende a spezzettare, a sfibrare, a spolverare, quindi non è del tutto pulito, però devo dire che nel complesso ha fatto il suo. Io ho fatto un po' di test e per le piccole incisioni va benissimo. Qui invece con un'altra fresa che ho usato siamo scesi un pochino troppo e ho fatto lo schifo, però nel complesso è andata anche bene. Questo qui era il programmino che c'era preinstallato e vedete al secondo tentativo l'ho fatto anche bene. Quindi cosa dire? Questa è una CNC sicuramente entry level per uno come me che la prima volta che ne usa una va benissimo, è perfetta per imparare, è perfetta per fare i primi test, è perfetta per iniziare ad approcciarsi a una CNC o comunque iniziare a giocarci, iniziare a farci qualcosa. Sicuramente può dare delle soddisfazioni, io adesso lo sto usando solo da qualche giorno, ma secondo me prendendoci un po' la mano, ragionando un po' col software, quelle cose lì,
si può riuscire a fare, a ottenere delle cose veramente fantastiche. Devo dire che per averla usata pochissimo, già da subito si riesce subito a lavorarci. La rotazione delle frese secondo me è un po' scarna perché abbiamo quella lì per le scanalature, abbiamo questa qui per gli smoothie e poi c'è tutto un set di frese piccolissime a un tagliente per incisioni. Quindi secondo me questa qui è più una macchina studiata per incidere che per fare magari lavorazioni più approfondite o scanalature, cose così. Ma non è detto che non lo possa fare, appunto. Come contro abbiamo il discorso degli zeri, che non sono riuscito a capire perché non riesco a regolare lo zero dell'asse Z, e gli assi XY invece nessun problema. E come contro, sempre un altro contro, appunto, come ho già detto, il mandrino, che secondo me è un pochino poco potente. I pro invece sono sicuramente gli assi, che sono ben fatti. Le guide, comunque, le coperture sono al sicuro, le slitte sono al sicuro, precisissima, è veramente molto precisa. Ha il tasto di emergenza, che non è una cosa da sottovalutare perché ci sono macchine molto più economiche che quel tasto lì non ce l'hanno neanche. E ha l'interfaccia anche per metterci un laser, quindi voi da qui potete collegarci, togliere il mandrino e mettere un laser a diodo e farlo funzionare come se fosse un incisore laser. Poi un'altra cosa, secondo me, qui si può proprio fare un upgrade e sostituire il mandrino eventualmente per avere un pochino di potenza in più, perché comunque gli assi e la struttura della macchina, secondo me, lo permette. Essendo una struttura molto solida, molto pesante, potrebbe benissimo sostenere un mandrino più importante. Mi è piaciuto molto il piano di lavoro in MDF con i fori filettati perché facilitano appunto il fissaggio del pezzo. Quindi niente, nel complesso io sono soddisfatto di questa macchina, sì, sono molto soddisfatto. La userò ancora nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, quindi se volete un approfondimento o sapere come va nel tempo, seguitemi su Instagram. Su Instagram sicuramente vi darò degli aggiornamenti su come procede il discorso della CNC, perché comunque adesso ce l'ho e la voglio utilizzare, la voglio testare sempre di più. Quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram. Fatemi sapere se voi avete una CNC, se avete un modello di questo tipo o cosa ne pensate del discorso CNC. Scrivetelo pure nei commenti in descrizione qua sotto. Io vi lascio il link a questo modello qui con il relativo codice sconto. Se riesco a ottenere, penso di sì, il codice sconto per l'acquisto di questa, ve lo lascio. E se invece per assurdo il coupon sconto non ci fosse o non è più attivo, perché di solito i coupon sono su un numero ridotto di pezzi, seguitemi su Telegram, che lì pubblico le offerte del sito di Jack Buying, che è quella che ha sponsorizzato, mi ha dato questa CNC. Quindi tramite Telegram potrò farvi avere altri coupon sconto. O comunque, se il coupon non è attivo, così mi scrivete nei commenti e io vedrò di aggiornare costantemente la pagina per darvi questo coupon sconto. Bene, non mi resta altro da dirvi se non iscrivetevi al canale e spuntate la campanella per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo alla prossima.